con una delle tante affascinanti elucubrazioni del grandissimo Luigi Marrone. Allora ragazzi, guardate un attimo ad esempio quanto ci si potrebbe soffermare su questa cosa qui. Questo qua è il Famicom per la versione originale giapponese. È così piccola, minuta, guardate i capi, sono molto più piccoli, sottili, è tascabile. Guardate invece la versione americana, che è la Mattel, invece è un accrocrio gigantesco e obbrobrioso, per quanto la gente si è innamorata nel tempo, che fondamentalmente è la stessa identica macchina. Allora io immagino, ma perché non potrò avere anche una cosa così piccola e tascabile? No, dovrebbe essere così. E tu come dici bene?